Salve a tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi book haul di nuovo, direte voi, sì, di nuovo. Non a troppa distanza dall'ultimo video di questo tipo uscito sul canale, torna un video degli acquisti, ma un po' ve l'avevo predetto. Ci sono state un sacco di promozioni interessanti a ottobre e in più ho acquistato un po' sul libraccio, insomma, ho trovato delle occasioni, dei libri che aspettavo di trovare usati da tanto tempo e quindi, insomma, mi sono lasciata tentare. Poi ho anche venduto dei libri sul libraccio, quindi avevo anche un buono da spendere e che fai? Lo lasci lì, non lo spendi e quindi, insomma, il risultato è quella pila che sicuramente avete visto nella miniatura e adesso nel dettaglio vi mostrerò che cosa ho acquistato. Naturalmente vi aspetto qui sotto nei commenti per sapere la vostra su questi libri, libri che io ovviamente ancora non ho letto, quindi fatemi sapere se invece voi li avete letti, se li avete apprezzati o meno, perché tutti i vostri consigli, suggerimenti, le vostre opinioni mi sono sempre molto utili. Poi vi ricordo che se vi piacciono i miei contenuti e volete sostenere il canale, potete farlo semplicemente iscrivendovi, commentando, piacendo e condividendo i miei video. E se poi volete o potete fare qualcosa di più, avete a disposizione la pagina Ko-fi per offrirmi un simbolico tè tramite PayPal, la wishlist pubblica di Amazon per fare un regalo libresco al canale. In più, tutti i libri di cui vi parlerò saranno linkati ad Amazon, sono link affiliati. Quindi, se voi acquistate qualcosa, non soltanto i libri che vi suggerisco io, ma qualunque cosa, per voi non cambia niente, io ricevo una piccola commissione da Amazon. Trovate tutti i riferimenti qui sotto in descrizione, dove ci sono anche i link agli altri miei social, tra cui Instagram, dove sono attiva praticamente giornalmente, TikTok, Facebook, Threads, insomma, date un'occhiata. C'è anche il gruppo Telegram se vi volete unire a noi nella lettura dell'ottava vita a novembre-dicembre. Insomma, vedete un po', in descrizione ci sono sempre tante info utili. Bene, iniziamo con il book haul. I libri sono in ordine totalmente casuale, quindi io come li trovo, come ve li mostro. Cominciamo con un libro che io in realtà ho già letto un bel po' di tempo fa, almeno 2 o 3 anni fa, credo. Me l'aveva prestato un amico, mi era piaciuto moltissimo, peraltro è un libro di un'autrice che io amo molto e quindi mi sono sempre detta, nel momento in cui lo trovo usato, lo recupero perché voglio averlo in libreria. E il libro in questione è Le piccole virtù di Natalia Ginzburg. Questo libro lo trovate, se non erro, anche in audiolibro, disponibile credo sia su Audible che su Storytel. Natalia Ginzburg, sicuramente, insomma, ve la ricorderete per il suo più famoso lessico familiare, ma in realtà lei ha scritto anche tanti altri romanzi e non solo. Infatti questo non è un romanzo, ma è un'opera di non fiction, è una raccolta di saggi e racconti, però sono tendenzialmente racconti autobiografici. Questo libro è tanto difficile da descrivere quanto bello, perché di fatto io ve lo posso descrivere soltanto dicendovi appunto quello che vi ho detto, che è una raccolta di testi di Natalia Ginzburg, di argomento molto vario, perché si va da il racconto della sua diciamo relazione con il secondo marito a un testo che invece parla dell'educazione dei bambini, dei ragazzi, che poi è quello che dà il titolo alla raccolta. Insomma, c'è un se non sbaglio c'è anche un racconto o comunque una testimonianza che racconta della sua suo viaggio a Londra, qualcosa in Inghilterra. L'ho letto un po' di tempo fa, quindi adesso non ricordo esattamente tutto. E quindi, detto così, cioè la descrizione è molto scialba, ma è l'unica descrizione che vi posso fare. Ecco, vi assicuro che tanto vi può sembrare poco interessante questa descrizione che vi ho fatto, quanto è bello il libro in sé. Innanzitutto grazie alla scrittura di Natalia Ginzburg, che è splendida, ma anche e soprattutto grazie al contenuto. Lei era un'osservatrice della società, molto attenta, e in questi testi ci sono delle riflessioni veramente molto profonde e interessanti. È una lettura veramente breve, ma splendida, che io vi consiglio assolutamente anche per cominciare con l'autrice. Perché no? Perché sì, non è un romanzo, però vi dice tanto della sua personalità, della sua opera e soprattutto potete apprezzare appieno la sua scrittura. Alcuni di questi racconti sono veramente molto, molto, insomma, di questi testi sono veramente molto carini, molto belli. In particolare, Lui ed io, se non sbaglio, si chiama quello appunto che racconta un po' le differenze tra lei e il secondo marito, come vi dicevo. Ci tenevo ad averlo e adesso ce l'ho.
Bene, proseguiamo con sempre Einaudi, che devo dire è una casa editrice sempre molto presente nei miei bucoll. Infatti ho una montagna di Einaudi, voi li vedete qua appena perché rimangono fuori dall'inquadratura, ma se avete visto il mio bookshelf tour, soprattutto la prima parte, ma magari ve la linko, sapete che questo scaffale degli Einaudi straborda, cioè è in doppia fila, cioè c'è una fila di libri e poi sopra un'altra fila di libri e non c'è quasi più spazio. E poi ho un altro scaffale di Einaudi da leggere, quindi proprio questa libreria, questa casa, questa camera straborda di Einaudi, io continuo a comprarne, ma d'altra parte è una delle case editrici più importanti in Italia, è una di quelle che per i miei gusti ha il catalogo più interessante. E veniamo a questi Einaudi. Partiamo con un libro che in realtà vi ho già mostrato nel video dedicato a 10 libri che voglio leggere, che mi attirano tantissimo, ma che per qualche motivo un po' mi spaventano. Anche questo ve lo lascio linkato. E il libro in questione è Trilogia della città di K di Agota Christoph, che raccoglie al suo interno il grande quaderno, la prova e la terza menzogna. Ne abbiamo parlato molto in quel video lì, ma soprattutto nei commenti, perché tanti e tante mi avete scritto a proposito di questo libro, mi avete scritto qui, mi avete scritto su Instagram, insomma, è un libro che attiva molto, ecco, la risposta da parte vostra in generale, è un libro di cui si parla sempre tanto e tutti lo descrivono come un libro veramente unico nel suo genere, particolare, difficile trovare qualcosa di simile in circolazione. È un libro che io ho da tanto tempo in wishlist, o meglio, da tanto tempo entra ed esce dalla mia wishlist e che da sempre mi attira tantissimo. Racconta la storia di due gemelli che vedete anche in copertina ed è ambientato, diciamo, nell'est Europa, anche se il luogo esatto non viene mai descritto. Siamo in una città in guerra e proprio per allontanarli dalla guerra, la madre accompagna questi due gemelli dalla nonna per tenerli al sicuro, in teoria. In realtà questa nonna si rivela essere un personaggio piuttosto arcigno, crudele e insomma piuttosto antipatico, diciamo così, nei confronti di questi due bambini. E quindi abbiamo il primo romanzo che è raccontato dal punto di vista, diciamo, corale congiunto di questi due gemelli. Il punto di vista poi cambierà nei due volumi successivi, il che ci porterà a rimettere ogni volta in discussione quello che sapevamo, quello che avevamo compreso su questa storia. Diciamo, questo è un po' il punto di forza di questo romanzo, proprio il fatto che sembri quasi una sorta di rompicapo, ecco, che porti il lettore a interrogarsi ogni volta su ciò che ha letto. Io rimango molto curiosa di leggerlo, lo trovate disponibile anche in audiolibro su Storytel, è apparso sulla piattaforma non molto tempo fa e niente, spero di leggerlo, di ascoltarlo presto, perché quando si parla di narratori inaffidabili o comunque quando l'autore o l'autrice si concentra molto sul punto di vista, e più avanti vedremo anche un altro libro che sempre si interroga su questo aspetto, quindi sulla visione della realtà, su come può cambiare a seconda del modo in cui viene raccontata, ecco, è un qualcosa che a me interessa molto. Infatti vi citerei qua un romanzo, uno dei miei preferiti, che ha proprio su questo aspetto uno degli elementi centrali, ma non lo farò. Indovinate nei commenti se siete assidui frequentatori di questo canale quale romanzo stavo per citarvi. Ma per non ripetermi, non lo citerò. Vi citerò però il suo autore, perché il prossimo libro che vi mostro è opera di quello stesso autore, che è uno dei miei autori preferiti, e recentemente ho recuperato sempre sul libraccio, non ve l'ho detto, ma anche Trilogia della città di K l'ho preso usato sul libraccio. Questo è anche un bollino che mi sono scordata di staccare. Ho recuperato questo volume qua di Ian McEwan, La ballata di Adam Henry. Da questo romanzo è stato tratto anche un film qualche anno fa che io non ho ancora visto, magari lo recupererò dopo aver letto il romanzo, ed è uno dei tanti libri di McEwan che volevo recuperare. Sapete che io adoro questo autore e quindi voglio leggere praticamente tutto di suo, ma chiaramente avendo scritto così tanto ci sono alcuni titoli che mi attirano
più di altri, ecco. E questo in particolare ha due aspetti che mi attirano particolarmente. Innanzitutto c'è il tema morale, che è un qualcosa che torna spesso nei romanzi di McEwan. Mi viene da pensare ad esempio a Amsterdam, e quindi l'interrogarsi sulla morale e su diverse visioni di uno stesso tema, magari etico. E dall'altra parte c'è, insomma, al centro un personaggio femminile, una donna che si chiama Fiona, che è un giudice, anzi una giudice dell'alta corte inglese, che sta attraversando diciamo, un periodo di vita personale piuttosto travagliata, perché è appena stata mollata dal marito che si è trovato un amante più giovane. Quindi, insomma, è in un momento un po' critico della sua vita. E si trova ad affrontare nel suo lavoro proprio una questione etica, perché deve occuparsi di un caso di un ragazzo che sta per diventare maggiorenne, ma che non lo è ancora, mancano pochi mesi, quindi ancora dipende dalle decisioni dei genitori, genitori che appartengono ai testimoni di Geova, e che quindi non vogliono che questo ragazzo subisca un intervento che potrebbe salvargli la vita a causa delle loro credenze religiose. Quindi la giudice in questione deve occuparsi di risolvere questa questione etica. Sono molto molto curiosa di leggerlo. Per me McEwan è un autore geniale, che ha sempre qualcosa di interessante da dire sulla società umana, ma su varie tematiche, come abbiamo visto. E quindi, insomma, non vedo l'ora di leggerlo. Ho anche Cani Neri, sempre suo da leggere, che avevo recuperato quest'anno sempre con gli sconti in Audi, ma i libri di McEwan non scadono mai. Tanto lo sapete, io li voglio leggere tutti, quindi tanto vale accumularli. Come ben sapete, a ottobre ci sono stati gli sconti su i titoli della casa editrice Il Saggiatore. Allora, io col Saggiatore ho un rapporto un po' travagliato. Non ho letto tantissimi loro titoli, anche perché sono tendenzialmente abbastanza costosi, ma sono estremamente attirata dalla loro produzione di non fiction, saggistica, memoir, eccetera. Mentre la parte di narrativa è un po' fuori dai miei gusti, diciamo così, in generale, e quindi di solito me ne tengo un po' alla larga. E quei pochi esperimenti che ho fatto non sono andati a buon fine. E quindi io, con gli sconti, o meglio, un libro scontato e uno no, ho recuperato due titoli di non fiction, ovviamente. Allora, il primo lo desideravo da tanto tempo, e in realtà ce l'avevo già in ebook, perché il Saggiatore l'aveva regalato nel 2020, la pandemia, no? Aveva messo dei titoli in ebook in omaggio per l'iniziativa di solidarietà digitale. Quindi ce l'ho anche in ebook, e c'è anche in audiolibro disponibile su Audible, ma ho voluto recuperare anche il cartaceo per un progetto che poi arriverà, ma non vi faccio spoiler. E il testo in questione è L'anno del pensiero magico di Joan Didion, libro che io voglio leggere da tantissimo tempo, e che è di fatto un memoir di questa grandissima autrice americana. Non vi ho fatto vedere l'interno degli altri libri, me ne sono dimenticata, scusatemi. A parte che non so che cosa vedrete, perché oggi, cioè, tipo, sta diluviando, è buio pesto, io qua sono abbagliata totalmente dalla ring light. Comunque, ci dobbiamo accontentare, siamo in autunno, quindi il tempo è un po' ballerino. Comunque, vi dicevo, memoir di questa formidabile scrittrice americana. Di lei in generale, di questo libro in particolare, sento parlare sempre benissimo. Lo sento descrivere spesso come un romanzo estremamente emozionante e commovente, che non è un romanzo, scusate l'abitudine, è appunto un memoir, che racconta un anno della vita di Joan Didion, in particolare l'anno seguente alla morte improvvisa del marito. È quindi un testo che sì, racconta la vita dell'autrice, ma riflette ovviamente sui temi del lutto e della morte, e non solo, ovviamente. Quindi molto curiosa di leggerlo. Mi aspetto una scrittura molto molto bella e tanta commozione. Quindi vediamo. Credo che lo ascolterò su Audible, ma come al solito deciderò sul momento. L'altro titolo che ho recuperato del Saggiatore, purtroppo mi è arrivato un pochino graffiato, per fortuna non si vede tanto, è un saggio. Questo l'ho preso a prezzo pieno, ma in realtà avevo il mio buono sul libraccio, quindi l'ho pagato di meno.
Li ho preso poi con altri libri, ma insomma, con il buono mi è risultato molto scontato, ecco. Perché non era compreso nella promozione, dato che è un'uscita recente, però lo volevo troppo, cioè io l'ho visto, ho detto no, io quel libro lo voglio leggere. Non mi succede spesso con le novità, lo sapete, io di solito mi metto lì, aspetto con pazienza, però questo proprio mi chiamava, ed eccolo qua, è questo saggio qui. Il titolo è Il cammino dei ciliegi, le donne nei manga di Beatrice, no, Beatrice, scusate, è italiana, Beatrice Lorenzi. Allora, i prezzi non ve li ho detti perché io vi assicuro che abbagliata dalla luce della ring light e col buio che mi circonda non vedo niente. Comunque, tanto sono informazioni che troverete tranquillamente dappertutto, poi vi lascio il link su Amazon, quindi potete vedere quanto costano questi libri. Vi faccio vedere anche l'interno. Come ben si intuisce, vedete ci sono anche delle immagini, dal titolo si tratta di un saggio che parla di manga e più precisamente delle figure femminili all'interno dei manga e come, diciamo, si interroga, analizza la rappresentazione femminile all'interno dei manga che hanno influenzato tantissimo anche la cultura occidentale, specialmente negli ultimi anni. A questo bisogna aggiungere alcune cose che forse non sapete di me, perché io di manga qui non vi parlo mai, per il semplice fatto che io adesso ne leggo pochi e perché trovo piuttosto complicato recensirvi dei manga, perché i manga di solito sono opere seriali composte da tanti volumi, quindi secondo me ha un senso fare una recensione quando si è letto l'intera serie, l'intera opera, perché fare una recensione solo del volume 1 su 30, cioè, mi sembra un po', cioè, poco completo, come dire, mi mette un po' in difficoltà, ecco. E poi ne leggo pochissimi, ma io coi manga ci sono cresciuta, ho cominciato a guardare anime in televisione, li davano su Italia 1 all'epoca, e a leggere manga a 13 anni più o meno, e poi diciamo che mi sono appassionata tantissimo negli anni successivi, tanto che negli anni del liceo io leggevo molti più fumetti e soprattutto quasi esclusivamente manga, ma ne avevo proprio a catase, cioè che in fumetteria tornavo con un cumulo così di volumi che non libri, leggevo molti molti più manga. E poi, insomma, i miei gusti sono cambiati, sono cresciuta e va bene. Però i manga hanno influenzato tantissimo il periodo della mia formazione, ecco. E quindi sono molto molto curiosa di leggere questo libro, soprattutto perché appunto si parla di figure femminili. Figure femminili che spesso sono rappresentate in modo piuttosto stereotipato nei manga, motivo in più per cui mi interessa. Dovete sapere che io mi sto dilungando un po', però per farvi capire perché questo libro mi attira così tanto, io ho sempre amato molto i manga shonen più che gli shoujo. Per i profani, i manga shonen sono manga destinati prevalentemente ad un pubblico maschile, di giovani ragazzi. Per intendersi, Dragon Ball, One Piece, Naruto. L'attacco dei giganti è già più borderline, però insomma, per citarvi i più famosi esempi, e poi l'attacco dei giganti è venuto molto dopo. Piuttosto che i manga shoujo, che invece sono quelli destinati a giovani ragazze, per esempio Sailor Moon è uno dei più famosi, ma ce ne sono tanti altri. Ecco, io leggevo un po' di tutto, però quelli che mi appassionavano di più erano proprio gli shonen, contrariamente a quanto ci si potrebbe aspettare, quelli più di azione, di combattimento. Mi hanno sempre. Io ero, adoravo One Piece e sto riguardando l'anime in questo periodo perché sto regredendo ai miei 15 anni. Naruto mi ha accompagnato per tanti anni, leggevo Fairy Tail, Hunter x Hunter, Death Note, insomma, questi erano proprio i manga che io amavo di più all'epoca. E proprio all'interno di questi manga, ancor più che negli shoujo, la figura femminile è molto stereotipata proprio a livello di rappresentazione, perché avete queste donne che sono bellissime, molto alte, gambe lunghe, magrissime, però super prosperose, però dall'altra parte sono spesso personaggi femminili molto forti, che combattono spesso anche alla pari con i loro, diciamo, compagni di squadra uomini. Sono magari in numero minore, sono forse meno forti, però sono spesso personaggi femminili
anche piuttosto approfonditi e sfaccettati. Quindi diciamo che i manga viaggiano su questo doppio binario: da una parte rappresentazione estremamente stereotipata, dall'altra però anche una rappresentazione femminile più tridimensionale a livello caratteriale. E quindi anche per questo motivo questo libro mi attira tantissimo, proprio perché in questo periodo sto riguardando l'anime di One Piece e sto andando avanti perché io a un certo punto della serie mi ero fermata, avevo venduto il manga, quindi non so nemmeno dove doveva parare la storia a un certo punto, ma riguardando la serie a distanza di così tanto tempo mi rendo conto di cose che quando avevo 15, 16, 17 anni non coglievo, proprio legate agli stereotipi di genere, alla rappresentazione femminile, a volte ad elementi un po' machisti, oppure dall'altra parte a rappresentazioni più, come dire, queer o queer coded che già si trovavano all'interno di One Piece. E quindi tutta questa serie di cose messe insieme mi hanno fatto nascere un grandissimo interesse per questo libro che è proprio uscito, è stato pubblicato al momento giusto per me e ho deciso così di acquistarlo. Mi sono un po' dilungata, però per farvi capire perché lo desideravo tanto, ecco tutti i motivi. Passiamo oltre. A ottobre ci sono stati anche gli sconti su il catalogo Fazzi. Io avevo una casa editrice, sì, io avevo una wishlist di questa casa editrice lunga da qui fino a Timbuktu. Però mi sono contenuta e ho comprato un solo titolo, uno solo, non so bene come ho fatto, però l'ho fatto. E il titolo in questione è questo, ed è Infanzia di, oddio, giallo su blu, non riuscirò mai a leggerlo. Tove, di Tleisen. Chiedo perdono, forse era meglio se non lo leggevo. Forse era meglio se non lo leggevo. È il primo volume, piuttosto sottile, come potete vedere, della trilogia di Copenhagen, opera che è stata pubblicata, l'interno ovviamente molto leggibile, opera che è stata pubblicata, vi dicevo, 50 anni fa e che è stata però recentemente recuperata. Diciamo che negli ultimi anni, per fortuna, stiamo osservando questa grande opera di recupero di autrici del passato, soprattutto del Novecento, della prima metà del Novecento, ma non solo, che sono, in quanto spesso, in quanto donne, sono state dimenticate, sono state messe da parte perché non incluse nel canone, e invece sono autrici di valore e che quindi vengono riscoperte di anno in anno. E Fazzi, devo dire che da questo punto di vista si sta impegnando molto e ha riportato in Italia tantissime autrici molto interessanti. E questo volume in particolare mi ha attirato fin dall'uscita e lo trovate disponibile anche su Storytel in audiolibro, come il resto della trilogia. È una trilogia, anche in questo caso, come nel caso di L'anno del pensiero magico, autobiografica. L'autrice racconta infatti la sua vita partendo appunto dall'infanzia. Trilogia di Copenaghen, quindi siamo a Copenaghen e l'inizio della storia appunto racconta di Tove, bambina, del rapporto con i genitori, padre di simpatie socialiste che passa continuamente da un lavoro all'altro, quartiere piuttosto popolare, quello in cui lei cresce e qui incontra una ragazzina con la quale fa amicizia, una ragazzina molto particolare. Diciamo, viene descritta come selvaggia nel risvolto di copertina, e anche per questo motivo, quest'opera è stata molto paragonata all'Amica Geniale di Elena Ferrante. Qui ovviamente si tratta di una storia vera, però appunto ci si concentra molto su questo rapporto di amicizia al femminile molto forte e quindi io curiosa, molto curiosa di leggerlo. Già qualcuno di voi mi ha scritto su Instagram che è molto bello, che gli è piaciuto, quindi io non posso che essere felice di averlo recuperato. Poi sul libraccio ho finalmente trovato un libro che io volevo proprio dall'uscita, ma aspettavo ardentemente di trovarlo usato perché il prezzo di copertina era un po' altino. Dei libri da leggere non mi mancano, ecco. Quindi ho detto: beh, pazienta Erika, aspetta, aspetta, prima o poi comparirà sul libraccio e tu ti ci butterai come un falco sulla preda. Intanto me l'ho fatto intravedere ed è Trust di oddio, non riuscirò mai a leggere il nome dell'autore. Hermann Diaz,
Questo libro ha vinto il premio Pulitzer quest'anno ed è un libro di cui ho sentito parlare moltissimo, un po' bene, un po' male, ma comunque in generale mi attirava da morire. Innanzitutto vi dico che è stato paragonato a Henry James e Edith Wharton e cioè due degli autori che più amo, soprattutto Edith Wharton devo dire, però quest'anno ho scoperto anche Henry James e quindi potevo dire di no. In più si racconta la storia di un uomo stramiliardario americano che ha fatto i soldi attraverso una serie di speculazioni dopo la crisi del 29 e che in questo romanzo vuole raccontare la sua storia, perché è uscito un romanzo, un altro romanzo sul suo conto, secondo lui profondamente falso, e quindi vuole dare la sua versione della storia. Perciò, assolda una giovane scrittrice, giornalista, per scrivere la sua versione della storia. Versione della storia che sembra celare alcune ombre, soprattutto in relazione alla moglie di lui, che è scomparsa, e della quale lui intende raccontare. Come Trilogia della città di K, anche se in un contesto diverso, in un mondo diverso, anche questo romanzo qui racconta, diciamo, la stessa storia da più punti di vista, da punti di vista diversi, e quindi di nuovo si interroga sulla verità e su come viene raccontata, ecco, e come il modo in cui viene raccontata effettivamente poi influenzi la realtà, o meglio la nostra percezione della realtà. Sembra interessantissimo, il contesto alla Succession mi attira da morire e niente, che vi devo dire, mi sembra un libro molto interessante. Non tutti l'hanno apprezzato, c'è chi l'ha trovato non all'altezza delle aspettative, non abbastanza tagliente, non abbastanza forte come ci si aspettava, e poi ovviamente un romanzo che riflette molto anche sulla ricchezza, sul privilegio, per ovvi motivi, e niente, e lo volevo leggere tantissimo e quindi adesso ce l'ho e sono molto felice. Passiamo adesso a tre titoli editi da Bompiani. Anche Bompiani era in sconto, io infatti ho preso due libri scontati del 20% e uno usato. In realtà ne volevo prendere due usati, però nel momento in cui ho fatto l'ordine sul libraccio probabilmente ho sbagliato qualcosa e quindi uno dei due, invece di mettere la versione usata che pure era disponibile, ho messo la versione nuova. Poco male, si parla di pochi euro di differenza. Cominciamo dal libro che ho acquistato usato. Anche questo ce l'avevo in wishlist da tanto tempo e mi era stato consigliato da una di voi un bel po' di tempo fa sotto al video che avevo fatto 10 libri sulla montagna, comunque ambientati in montagna. E ero andata a leggermi la trama e mi aveva attirata tantissimo e quindi ho detto questo qui prima o poi lo recupero. È anche disponibile su Storytel in audiolibro se vi interessa e da quel che ho capito era stato pubblicato prima per Mondadori, infatti lo trovate usato anche in edizione Mondadori, e poi è stato ripubblicato per Bompiani. Io l'ho preso in edizione Bompiani, ma insomma non credo ci siano grosse differenze, e il romanzo in questione è questo qua, Eva dorme di Francesca Melandri. Vi faccio vedere anche l'interno, ed è un romanzo ovviamente ambientato in montagna, come si evince abbastanza bene anche dalla copertina. In particolare siamo nella zona di Brunico, zona che io conosco molto bene perché ci ho passato diversi periodi di vacanza estiva. Purtroppo negli ultimi anni non sono più potuta andare in vacanza d'estate sulle Dolomiti per questioni familiari, di cui vabbè non mi sto dilungare. Ma io adoravo andarci, la montagna rimane la mia meta estiva preferita e quindi niente, si parla di una zona che io conosco bene perché ci sono stata tante volte e dicevamo romanzo familiare perché si raccontano, se non sbaglio, tre generazioni diverse della famiglia di Eva. Perché Eva dorme? Perché il romanzo comincia proprio raccontandoci come la vita di Eva è cambiata a causa del fatto che lei stava dormendo nel momento in cui a casa sua è arrivato un pacco, un plico, una lettera a lei destinata che la madre ha rispedito al mittente. Quindi il fatto che lei stesse dormendo ha
diciamo, come, in qualche modo stravolto la sua vita. Quando però noi la incontriamo all'inizio del romanzo, Eva sta viaggiando in treno verso sud, si sta recando appunto da Brunico a Reggio Calabria per incontrare il padre, che padre credo lei non abbia mai conosciuto. Ma partendo dalla storia di Eva, scopriremo anche la storia della madre e delle lettere, attraverso alcune lettere. E del nonno che era che è vissuto, diciamo, nel dopoguerra nel Sud Tirolo, proprio nel periodo in cui quella regione austriaca è passata all'Italia, e questo ha comportato tutta una serie di questioni che si sono, insomma, ripercosse anche sulla sua vita. Lui nato in un contesto piuttosto povero, ecco, e quindi niente, ci viene raccontata quindi la storia di questa famiglia, come dicevo, attraverso tre generazioni, il nonno, la madre e poi Eva stessa, ma ci viene raccontata anche la storia di una comunità, quella appunto del Sud Tirolo, una situazione di confine che viene raccontata molto bene, ad esempio, anche nel romanzo di Marco Balzano, Resto qui. E che sono molto curiosa di approfondire, anche perché, come dicevo, sono zone che io conosco piuttosto bene. L'altro romanzo che ho recuperato e che in realtà io volevo prendere usato, ma vabbè, è un altro romanzo che io ho visto, che in realtà non ne ho mai sentito parlare da nessuno, su YouTube, su Instagram, da nessuna parte. L'avevo visto per caso in libreria e mi aveva attirato. Da quel momento l'ho messo in wishlist, prima o poi lo acquisto, prima o poi lo recupero. Stavolta mi ha chiamata e l'ho acquistato ed è questo qui, L'ora di tutti di Maria Corti. Questo libro mi aveva attirato principalmente per il nome dell'autrice, perché avendo studiato lettere, e penso che questo riguardi un po' tutti coloro che hanno studiato lettere, hanno studiato letteratura, Maria Corti è un nome che spesso torna, perché è stata una scrittrice, ma è stata anche una critica letteraria, che ha fondato tra l'altro varie riviste di critica letteraria. Quindi i suoi scritti tornano spesso negli esami di letteratura italiana e il suo nome viene citato spesso. Quindi scoprire che quella critica letteraria che io tante volte avevo studiato, tante volte ho sentito nominare dai vari professori, aveva scritto anche un romanzo, e per di più un romanzo ambientato nel Rinascimento, mi ha fatto pensare: no, questo io lo voglio leggere, lo devo leggere. È un romanzo ambientato infatti alla fine del 400 e racconta un episodio molto specifico, ovvero la battaglia di Otranto. Infatti a fine, insomma, metà, sì, fine 400, siamo intorno agli anni 80 del 400, non ricordo la data esatta, l'impero turco-ottomano, il sultano, attacca quello che all'epoca era il regno di Napoli, che comprendeva anche la Puglia e, diciamo, tutto il sud Italia praticamente. E quindi attacca Otranto con appunto l'intenzione di conquistarla. Di conseguenza c'è una battaglia per difendere la città, e Maria Corti si concentra proprio sul racconto di quella battaglia. Quindi siamo in un contesto molto particolare, è un romanzo corale in cui abbiamo il punto di vista di vari personaggi, personaggi di provenienza sociale e geografica molto diversa. Siamo in un contesto di battaglia navale, quindi marinai, navi e cannonate, insomma, cose di questo tipo. E voi dovete sapere che io, essendo grande amante del mondo dei pirati, adoro tutto ciò che è ambientato all'interno di una nave, sul mare, e soprattutto se si parla di vascelli, di battaglie navali. C'è proprio una roba che mi affascina da morire. Leggendo il retro di copertina, ho detto: no, questo libro è per me. In più, essendo opera di un'autrice così importante per la letteratura italiana, mi riferisco soprattutto al mondo della critica, ma non solo, mi aspetto che questo sia un romanzo, non soltanto un romanzo storico di intrattenimento, ma che ci sia dietro molto di più, che questa poesia, insomma, che ci voglia dire qualcosa in più e non soltanto raccontare un episodio storico. Molto molto curiosa di leggerlo. Fatemi sapere se lo conoscevate e se conoscevate anche Eva Dorme, perché anche questo, prima che me lo consigliasse quella ragazza sotto
il mio video non l'avevo mai sentito nominare, quindi fatemi sapere se sono io, se è la mia bolla o se effettivamente sono libri che neanche voi conoscevate. Rimaniamo in casa Bompiani con un libro che già avevo annunciato, avrei acquistato sempre in quel video lì che vi ho citato prima, dei 10 libri che voglio leggere ma che un po' mi spaventano, ed eccolo qua, Camere separate di Pier Vittorio Tondelli. Lo trovate disponibile anche su Audible in audiolibro ed è un libro che io volevo leggere. Cioè, avevo i wishlist da una vita, cioè era proprio. Allora, io ho una wishlist di, non lo so, 400 titoli, qualcosa del genere, ve lo giuro, qualcosa del genere, forse qualcosa di più, e la trovate su Amazon, quindi la potete scorrere, potete rendere conto della mole di quella wishlist. Ecco, Camere separate era praticamente cioè in fondo alla wishlist, quindi era stato aggiunto tra i primi titoli, perché questo libro me l'aveva consigliato a suo tempo un amico che ama molto Tondelli e mi aveva detto: questo libro ti potrebbe piacere tantissimo. Io ero un po' titubante perché già ve lo accennavo in quel video lì, Tondelli non sono sicura che possa fare per me come tipologia di autore, però dall'altra parte questo libro mi chiamava tantissimo e è giunto il suo momento, è arrivato il suo momento, l'ho acquistato. Vi faccio vedere anche l'interno, anche se è molto molto leggibile. Racconta, è un romanzo, però è parzialmente autobiografico e racconta la storia d'amore tra due uomini che vivono, diciamo, in due ai due capi opposti dell'Europa, cioè vivono separati, da qua il titolo Camere separate. Si incontrano di tanto in tanto, appunto, in giro per l'Europa, perché sono due girovaghi, due nomadi che si spostano molto in giro per il continente. Quindi di tanto in tanto si incontrano, a volte in una città, a volte nell'altra, però di fatto vivono separati. La loro relazione, ovviamente, ha alti e bassi, è travagliata anche a causa della distanza, e si interrompe bruscamente quando uno dei due si ammala e muore. Non è uno spoiler. Cioè, proprio viene raccontato nel risvolto di copertina, insomma, all'inizio del romanzo. Sono, tra l'altro, due personaggi legati al mondo della cultura, perché uno è uno scrittore, ovviamente l'alter ego di Tondelli, e l'altro invece è un musicista. È un romanzo, quindi, ma più che un romanzo di trama, io mi aspetto un romanzo estremamente introspettivo e riflessivo, che appunto porti avanti tutta una serie di tematiche più che raccontare una serie di fatti. Mi aspetto, perché così mi è stata descritta, anche una scrittura molto particolare e ricercata, e in generale un romanzo molto molto denso. Curiosissima di leggerlo. Credo che abbia le premesse per piacermi tantissimo, ma mi aspetto anche una lettura un minimo impegnativa, quindi insomma avrà bisogno del suo momento. Tra l'altro viene spesso paragonato a Un uomo solo di Isherwood, perché ci sono delle tematiche in comune, tra cui il lutto. Vediamo, quello là mi è piaciuto molto, l'ho letto quest'estate. Andiamo avanti e abbiamo, sì, abbiamo tre mattoni, cioè concludiamo con tre mattoni. Allora, il primo che vi mostro in realtà è un libro che io già possiedo, mi è stato regalato tempo fa, ma in un'edizione che per me è da una parte illeggibile perché è scritta molto piccola, in realtà anche questa non è che sia molto più leggibile, però in particolare ha le pagine poi molto 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 ingiallite perché è un'edizione molto vecchia, il che mi crea disagio perché meno contrasto c'è tra la parola scritta e il colore della pagina, più io faccio fatica a leggere per il mio problema di vista. Questo invece ha le pagine decisamente più bianche, e poi ha il problema di essere un'edizione molto vecchia e malandata, e ho paura che le pagine mi rimangano in mano mentre le leggono. Tra l'altro sono pagine anche molto sottili, e quindi insomma volevo ricomprarmi questo libro, anche questo tra l'altro il bollino mi sono scordata di toglierlo, però appunto essendo un libro che avevo già ed essendo un saggio bello corposo ha anche un suo costo, quindi aspettavo di trovarlo usato, e così è stato. E il volume in questione è questo, I Medici di G.P. Young, che è considerata l'opera più completa, più esaustiva sulla famiglia dei Medici. Allora, io già ve l'ho accennato con il libro di Maria Corti, adoro il Rinascimento.
particolare il Rinascimento fiorentino, in particolare se si parla dei primi Medici, non i Granduchi, i primi Medici, quindi Cosimo il Vecchio, Lorenzo il Magnifico. Poi è chiaro che studiando la storia dei primi Medici mi sono appassionata anche a tutti gli altri, quindi anche poi a tutta la generazione successiva, i Granduchi, eccetera. E i Medici hanno governato Firenze per diversi secoli e questo saggio racconta tutte le loro vite, a partire appunto dal capostipite Giovanni de' Bicci fino, insomma, ad arrivare, credo, a Maria Luisa, l'elettrice palatina, e Gian Gastone, che è stato l'ultimo granduca. Lo voglio leggere da tanto tempo, sicuramente è una lettura impegnativa, ma sono fiduciosa del fatto che in questa edizione qui, per quanto anche questa, insomma, sia scritta abbastanza piccolina, sia per me più facile affrontarlo, ecco. E comunque è un'opera che volevo avere nella mia libreria perché io ho tutta una collezione di libri per il 99% letti sui Medici, Rinascimento e, insomma, se avete visto l'ultima parte uscita del Bookshelf Tour, la terza, l'avete visti, ne ho diversi proprio perché è un periodo storico che mi appassiona tantissimo. Prossimo mattone, cambiamo completamente genere. Questo è andato fuori catalogo e quindi quando l'ho visto usato, tra l'altro aveva anche un prezzo di copertina abbastanza elevato, ho detto lo prendo perché lo voglio, e essendo andato fuori catalogo ed essendo pubblicato da una piccola casa editrice, chissà se tornerà mai in catalogo, quindi approfittiamone. Ed è questo qui, Donne difficili, il nome dell'autrice, autore, non riesco a leggerlo perché, cioè, è rosa su viola, per me è una roba illeggibile, senza occhiali, poi figuriamoci, comunque lo trovate scritto poi in descrizione. E questo libro in particolare l'aveva consigliato Carolina Capria su Instagram, l'ha scritto una femmina, sicuramente la conoscete, ha scritto vari libri, spesso la invitano anche in TV, io l'ho vista per esempio al TG a suo tempo, a dare un suo parere. Io la seguo sempre assiduamente, adoro i suoi contenuti e le sue riflessioni, quindi mi annoto praticamente tutti i libri che consiglia, e lei consigliava questo libro in particolare per approcciarsi alla storia del movimento femminista. Sapete che io sono molto interessata a tutte quelle che sono, diciamo, le battaglie del movimento femminista, soprattutto si parla di femminismo intersezionale, che è quello che è più vicino, diciamo, alla mia sensibilità, quindi leggo diversi titoli che parlano di femminismo, di sessismo, del ruolo della donna nella società, di stereotipi di genere, insomma, già l'avete visto anche con il libro sulle donne nei manga, sono tutti te temi che mi stanno molto a cuore. Vorrei però approfondire un po' meglio la storia del movimento femminista, che io conosco un po' a livello generale, un po' lacunoso, e quindi ho deciso di recuperare questo libro, che tra l'altro ha un'edizione, posso dire, molto molto bella, ha questi sia il titolo che anche questa immagine di copertina in rilievo, quindi anche molto bella al tatto, e sono felicissima di averlo trovato usato. Questo qui è l'interno. E sicuramente sarà una lettura molto interessante. Recentemente sto raccogliendo un po' di opere, manuali e simili, che traccino la storia del movimento femminista, ma anche, diciamo, la filosofia, di come si è evoluta, ecco, la filosofia che sta alla base del movimento femminista. E spero di trovare il tempo di studiarmeli. Concludiamo con il mattone dei mattoni. Cioè, questo veramente, no, non lo dico tanto perché è un mattone, è proprio un attrezzo, come dire, un laterizio praticamente. È veramente enorme, me lo aspettavo grande, ma non così enorme. E vabbè, niente, ve lo faccio vedere, mi sfonderò una spalla probabilmente. Devo tornare in palestra, questa è la verità. E il volume in questione è questo, che contiene tutti i racconti di Lovecraft. Allora, io avevo già il Mammut di Newton di Lovecraft, che contiene tutti i racconti e tutti i romanzi, secondo Newton, poi non so se effettivamente sono tutti. Non ce l'avevo però in cartaceo, ce l'avevo in ebook e ancora ce l'ho. Però la verità è che io poi no, non li leggo, cioè questi libri, soprattutto le raccolte di racconti, se non ce l'ho in cartaceo,
o almeno non ho una copia cartacea, io non li leggo, cioè non mi viene di leggerli in ebook. Un conto è se mi metto lì e leggo un romanzo tutto di seguito, allora sì, lo leggo in ebook. Ma se ho una raccolta di racconti, peraltro una raccolta che è proprio un'antologia di racconti, cioè nel senso non è una raccolta studiata dall'autore, ma è proprio un'opera omnia dell'autore, non mi viene da leggerla in ebook, soprattutto se è così mastodontica. Allora ho detto, lo recupero in cartaceo perché io Lovecraft lo voglio leggere da tantissimo tempo. In realtà già qualcosa di suo ho letto, perché appunto avevo questo ebook e qualche racconto l'avevo letto, però volevo il cartaceo, ecco, semplicemente volevo il cartaceo perché per una qualche questione psicologica, non lo so, l'ebook non l'avrei letto. E essendo io grande fan anche di Allan Poe, per quanto anche di suo mi manchino alcuni racconti, alcuni romanzi fondamentali, ho detto mi recupero anche la raccoltona di Lovecraft e vediamo se può fare per me. Nuovo, non so se l'avrei acquistato, anche perché è una bella spesa, essendo un volume così mastodontico, però avendolo trovato usato, ho detto sai che c'è, gli do una chance. Se poi non mi dovesse convincere, pazienza, lo rivenderò senza troppi problemi, ma tanto se non compro il cartaceo non lo leggo. Lovecraft sicuramente ce l'avete presente, è un autore statunitense, famoso soprattutto per aver creato Cthulhu, la creatura marina tentacolosa che poi ha ispirato tanti altri autori, ed è un autore di horror e di racconti gotici. Sapete, io non frequento molto l'horror, ma invece il genere gotico mi piace. Ho letto diverse cose di gotico, soprattutto classico. È un autore anche piuttosto controverso per le sue posizioni estremamente misogine e talvolta razziste. Però vabbè, scopriremo, ecco, se può fare al caso mio attraverso questa mega raccoltona, che ovviamente non conto di leggere tutta di seguito, ma così di leggere un racconto ogni tanto, qualcuno ascoltarmelo, perché in alcuni casi si trovano anche in audiolibro. Anzi, vi dirò che sul libro parlato c'è proprio l'audiolibro dell'intera raccolta. Dovrebbe corrispondere proprio a questa qui, quindi perché no? Potrei ascoltarmela distribuendomela magari nel corso di un anno, perché la mole è tanta. Un racconto ogni tanto me lo potrei ascoltare, potrebbe essere un'ottima modalità di fruizione. Fatemi sapere se voi avete familiarità con Lovecraft, se vi piace, se l'avete letto, sono molto molto curiosa. Bene, il book haul, che credo si sia dilungato all'infinito, finisce qui. Io vi aspetto qui sotto nei commenti, vi ringrazio per avermi seguito fino alla fine e noi ci vediamo nel prossimo video.